Salve a tutti amici della pagina del cestista, occasione importante perché quest'oggi siamo con un caro amico, Matteo Tambone. Colgo l'occasione per salutarlo. Ciao Matteo. Ciao, ciao a tutti. Allora, Matteo gioca con l'Orasi Ravenna, squadra di A2 al terzo posto in classifica. Si parla sempre di italiani che magari devono avere più spazio nel campionato di A2. Siamo con un giocatore importante come Matteo, perché Matteo, tra l'altro, è il terzo mio realizzatore della squadra di Ravenna, che appunto è anche al terzo posto in classifica in un campionato difficile come quello dell'A2 Girone Est. Quindi, quello che chiedo a Matteo, come vedi questo campionato e poi le impressioni pure sugli altri italiani che magari sono in squadra con te e delle altre formazioni? Sì, è un campionato sicuramente molto difficile, penso ancora più difficile dell'anno scorso, con la retrocessione della Virtus Bologna appunto in A2, che rende ancora il tutto più difficile. Quest'anno, per quanto riguarda Ravenna, è un bellissimo campionato perché sono sei derby, diciamo, c'è Ferrara, Imola, Forlì, le due Bologne e forse ne scappa una. Quindi sicuramente è un campionato molto sentito, noi stiamo facendo molto bene anche inaspettatamente perché è una squadra che sono fondamentalmente salvarsi. Adesso con due partite del girone di ritorno siamo già quasi praticamente salvi, mancano 2 punti e chissà alla fine come andremo. Però sì, sicuramente abbiamo fatto per ora una buonissima stagione. Come sappiamo i due derby di seguito contro le due bolognesi, la prima Fortitudo e poi Virtus Bologna, e ci sta da divertirsi. Per quanto riguarda gli italiani, in una nostra squadra diciamo diamo molto spazio anche ai giovani. Siamo io, Sabatini del 94, Sbarbati che è il quintetto del 97, e abbiamo Crusca del 96 che giocano anche lui in ultimi minuti, e poi abbiamo diciamo i tre veterani come Raffi, Masciadri e Chiumenti che ci danno una grande mano anche loro. Tra l'altro stavo vedendo comunque, ovviamente lo sanno tutti, il Girone Est si può dire, credo tranquillamente, senza togliere nulla al Girone Ovest, è il girone più forte, credo almeno io, di questa Serie A2. Appunto, quello che volevo dire con te, basta vedere, davanti praticamente avete solo Bologna e Treviso che fino a qualche anno fa praticamente si potevano giocare tranquillamente lo scudetto in A1, quindi questo qua comunque fa capire che il livello del campionato comunque è molto alto. Sì, è molto alto, devo dire anche che forse in A2, compreso sia S1 per il 2 intendo, forse hanno piazze più importanti dell'A1 in questo momento. In A1, non so, c'è Milano, Caserta magari, però dato di fatto è che in A2 sono piazze più importanti che puoi trovare rispetto alla 1, quindi già questo rende un campionato molto bello. Sì, quindi tra l'altro arrivate da 2 vittorie consecutive, se non sbaglio, l'ultima sul campo di Forlì, come hai detto tu, quindi un altro derby, e nella prossima giornata appunto altro derby contro la Fortitudo Bologna, perché appunto come ha detto Matteo, questo qua, soprattutto il Girone Est, è un campionato di ricco di emiliane. Sì, ed ecco di Emiliano, appunto abbiamo messo 6 derby, ne abbiamo 3 attaccati, poi avremo
dopo, quindi avremo dei palazzetti molto pieni, dai, molto pieni. Un gran tifo. Parlando invece un po' di te, sei cresciuto nel settore giovanile della Virtus Roma, sei stato a Roma per, ho visto, 5-6 anni più o meno, perché il tuo debutto è stato proprio con la squadra capitolina, e volevo sapere come ti ha segnato questa esperienza, perché tu hai comunque giocato con giocatori importanti come Da Tome, appunto. Sì, sono cresciuto per 6 anni a Roma, nella Virtus Roma, e l'ultimo anno sicuramente è stato quello da ricordare direttamente, perché l'anno in cui siamo arrivati in finale scudetto, penso contro Siena, è stato un anno fantastico, perché ho giocato con giocatori di altissimo livello, da top, che erano dopo fatti gli NBA, giocavo con Phil Goss, con Gianni La Wall. È stato un anno che mi ha fatto crescere molto, e tuttora lo ricordo vedere Roma con palazzetto pieno. Io che sono entrato in semifinale scudetto con Reggio Emilia, è stata un'emozione unica, indescrivibile. Poi una piccola curiosità che invece ti volevo chiedere: tu sei nato a Graz, giusto? Sì, in Austria. Sì, in Austria. Quindi come volevo sapere come ti sei avvicinato proprio al basket? Ma io sono nato in Austria, ma è entrato per poco tempo. Poi sono subito a Roma perché mio padre è romano e mia madre austriaca. Ok. E mio padre è un insegnante di educazione fisica, ma insegna anche basket, non a tanti livelli, però ho una squadretta nel Lazio, e diciamo lui ha appassionato comunque di basket, già nello sport, cioè è un maratoneta, però gli piace moltissimo il basket, appunto la squadra, come ho detto prima, e lui quando avevo, non lo so, 2-3 anni, mi comprò un canestrino, una palla, io tiravo a casa il canestro, quindi diciamo la passione l'ha trasmessa lui. E infatti mi ha subito iscritto poi nella scuola al mini basket, e da lì diciamo non ho più smesso di giocare. Poi questo qua, giustamente, per chi magari non conosce molto la 2 come campionato, tu comunque sei giovanissimo, compirai quest'anno 23 anni, perché sei del 94, e quello che ho notato è che le tue statistiche, come il minutaggio del resto, è andato via via aumentando nel corso delle stagioni. Sei iniziato con Ravenna, nella vecchia a Silver, appunto con 5 punti e mezzo di media, poi l'altra stagione sempre in a Silver con Ravenna 8.3, poi sei passato a Treviglio nella scorsa stagione arrivando quasi a 10 punti di media. In questa stagione, che io dico secondo me la stagione della consacrazione, sei quasi ad 11 punti di media. Cosa hai da dire su questa cosa? Sì, ho fatto un percorso a crescere, e da Roma sono andato subito ad Ravenna, dove mi sono trovato comunque benissimo, perché una società è un posto eccezionale. Ero il secondo di rivali, che comunque era perché adesso senza di. Ma era un giocatore di A2 di tutto rispetto. Ho fatto un anno dove sono cresciuto molto, appunto. Ho fatto il secondo anno sempre ad Ravenna, anche perché era divenuto allenatore al primo mattino, che tuttora l'allenatore, ma lo conosco da Roma, perché lui mi allenava sia il giovanile che il terzo in Serie A quando io facevo l'ultimo anno a Roma. Quindi lo conosco molto. E sono stato a Treviglio, dove anche io sono migliorato giorno dopo giorno, e quest'anno mi volevo mettere in gioco come titolare, spero di continuare così e far vincere la squadra. Ok, tornando un po' alle curiosità, ti volevo chiedere qual è stata la partita che ricordi con più affetto, cioè possiamo parlare di A2, ma anche di settore giovanile, per dire tranquillamente. Quella partita che ricordi di più? Ma la partita di settore giovanile sicuramente è stato il derby con la Stella Azzurra, che dove feci 30 e passa punti, vincemmo quel derby in casa della Stella. E poi purtroppo però con le serie nazionali, quando ci arrivavamo,
finale scudetto e non poter giocare la partita decisiva per passare dentro le nazionali e perdiamo quella partita. E, diciamo, giovedì la partita di è stata quella che mi ha dato di più. E poi nei miei anni in A2, forse l'anno scorso proprio contro la Rende, che ho giocato a Teviso, era una partita punto a punto, io feci gli ultimi 10 punti della partita e vincevo, mio Dio, non scadere, sicuramente è stata una bella emozione quella. Forse anche uno dei motivi per cui Raina ti ha richiamato. Ma forse dopo la partita me l'hanno chiamato, però no, dai, fatti scherzi. Diciamo, una delle partite più belle che ho fatto l'anno scorso è quella lì. Invece ora parliamo proprio nel complesso ancora di più di curiosità. Io ho sempre pensato che la musica e il basket viaggiavano sugli stessi binari. Non so se tu la pensi allo stesso modo, e quindi io volevo sapere un po' Matteo Tambone che musica ascolta magari prima di delle partite, prima degli allenamenti. Sì, allora, premettendo che non capisco moltissimo di musica e non ascolto un genere ben preciso, però diciamo che le canzoni che ascolto prima della partita sono quelle un po' per iniziare, non so come si dice bene, quelle magari Campinelli, David Guetta. Ah, ok. Ho capito. Mentre il discorso che pure si parla molto in questi tempi, i videogiochi, sei un fan di 2K oppure non... Videogiochi, giocavo abbastanza a 2K e adesso fino non ho PlayStation, però magari con gli americani giochiamo sia a 2K ma anche a FIFA, non sono molto forte, ma sono forte a 2K. Ah, mentre gli americani, per curiosità, a FIFA sanno giocare? Gli americani, se giocano a FIFA, non sono molto capaci, perché comunque se la caviglia, non so, partita più forte io, ovviamente, a 2K. Ok. Allora, parlando un po', si avvicinano quindi le finali di Coppa, sia in A1, in A2, in NBA invece manca ancora un po'. Partiamo forse dalle finali di Coppa Italia. Volevo un tuo pronostico. Secondo te, fra le 8, chi è la favorita e chi può essere invece la sorpresa? Ma la favorita, secondo me, resta o la Virtus Bologna o la o Treviso. Questa Treviso. Di A2. Di A2, lo dicevi? No, sì, no, dicevo prima a 1, però partiamo, vabbè, possiamo partire direttamente partiamo direttamente dalla 2, così poi andiamo a scalare, vediamo. No, ho capito, però. Via 2, sì, penso che le favorite sono Virtus Bologna e Treviso. Anche se l'altro girone sta comunque andando molto bene Biella e Legnano, però io penso che la lunga Treviso e Bologna arrivano fino alla fine. Mentre in A1 chi vedi, diciamo, come favorita, e poi chi potrebbe essere la sorpresa? Probabilmente la favorita sarà Milano, quindi ti chiedo più la sorpresa. Testa Milano, dai, testa Milano, perché comunque in Italia ancora nessuno riesce ad arrivare a quei livelli, perché comunque hanno un budget direttamente superiore agli altri. Secondo te la sorpresa? Mentre stai guardando un po' la regular season NBA? Sì, lo sto guardando. Io tifo Cleveland. Però quest'anno con l'innesto di Durant nei Golden State sarà molto dura, anche nell'ultima partita hanno vinto solo 30 punti contro Cleveland. Sì. Male, ok, secondo me vanno un po' in casino.
però secondo me, cioè io tipo Cleveland, quindi spero che vince Cleveland. Come mai questa scelta di fare Cleveland? Forse per, beh, penso per LeBron, giustamente. Sì, dai, tipo LeBron, da quando non gioca più Steve Nash, tipo LeBron James, perché comunque, non so, resta uno dei giocatori più forti che hanno mai giocato in NBA, o poi il fisico riesce a fare tutto, ma dai rimbalzi, canestri, può fare il playmaker, può fare lungo, però se così non si è mai vista, è la banca. Quindi lo stimo molto. Anche per la sua personalità, leadership in campo. E quindi quello che ti chiedo, secondo te sarà lui l'MVP della stagione regolare o pensi di no? Io quando mi hanno chiesto, ho sempre detto James Harden o Russell Westbrook, non so se tu la pensi allo stesso modo. Non so se quest'anno vince l'MVP LeBron James, perché Westbrook sta facendo dei numeri incredibili, c'è un sacco di giocatori che possono avere, che possono ampliare la MVP, Harden appunto, sì. Se lo può meritare, ovviamente. È molto difficile. Torniamo quindi alla tua Ravenna. C'è qualche obiettivo stagionale oppure si vuole vivere, diciamo, la stagione in tranquillità senza pensare molto comunque ai risultati? Sì, come ho detto prima, siamo una squadra che era costruita per salvarsi, è una squadra che non puntava i playoff, però mancano, in questo momento mancano 2 punti per la salvezza e ne mancano 10-12 prima dei playoff. Adesso è importante mettere 2 punti in bottega e poi vediamo mattina dopo mattina se riusciremo poi a ripeterci come ho fatto nella prima parte dell'andata e per vedere poi se arriveremo ai playoff, però in questo momento resta la salvezza. Poi ovviamente se arrivassero i playoff ben venga. Sicuramente, se danno i playoff poi vedremo già più la dosse a molte squadre, penso, come abbiamo fatto in questi mesi. Allora io ringrazio Matteo per averci concesso questi minuti insieme e gli auguro un grande in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera e della stagione con Ravenna.